Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Ragazzi, come al solito vi ricordo che se vi va potete seguirmi su Instagram, detto questo, andiamoci dentro col video. Oggi sono qui per farvi un video che mi è stato richiesto da una ragazza sotto un mio video precedente, tramite un commento. Non avevo mai sentito parlare di questo caso e quindi sono andata immediatamente a documentarmi. Anche per questa storia ci troviamo in Italia. Per l'esattezza ci troviamo a Castelluccio dei Sauri, un piccolo paesino in provincia di Foggia. Questa è una storia fatta di amicizie non troppo leali e di tradimento. Ma andiamo con ordine. Partiamo dal luogo in cui è accaduto il fatto. Castelluccio dei Sauri è uno di quei piccoli paesini in cui tutti si conoscono. Tutti si salutano, si fermano a chiacchierare tra di loro volentieri. Insomma, ci troviamo nel classico paese in cui si pensa che nulla di brutto potrebbe mai accadere. Ma ogni aspettativa di quel paese così tranquillo si distrugge. Perché tutti pensano che in quel paesino lì, dove tutti si vogliono bene, si fermano a chiacchierare e si conoscono, non possa mai succedere nulla di grave. E invece si sbagliano tutti quanti di grosso. Le protagoniste di questa storia sono tre ragazze, tre amiche per l'esattezza. Si chiamano Nadia Roccia, Maria Filomena Sica, detta Mariena, e infine Anna Maria Botticelli. Le ragazze studiano all'istituto magistrale Poerio, sono molto unite e si conoscono fin da quando sono ragazzine. Per l'esattezza, Nadia Roccia è addirittura compagna di banco di Anna Maria Botticelli a scuola. Ma questo trio di amiche, ragazze e ragazze, non la racconta assolutamente giusta. Partiamo quindi dal tragico fatto. Che cosa è successo? È sabato 14 marzo del 1998 e Nadia Roccia con le sue amiche Marielena Sica e Anna Maria Botticelli si incontrano nel garage della famiglia Botticelli per studiare e fare tutti insieme la tesina per la maturità, che ovviamente si sta avvicinando sempre di più. Passa quindi il pomeriggio. I familiari di Nadia Roccia, verso le 8 di sera, vengono chiamati proprio dalle sue amiche. Mariene e Anna Maria sostengono di essersi allontanate dal garage col fine di cercare qualcosa da mangiare per Nadia, che non si sentiva troppo bene. Una volta tornate nel garage di Anna Maria Botticelli, le ragazze si rendono conto che la porta del garage è chiusa dall'interno. Provano quindi a chiamare Nadia, a urlare il suo nome, ma non ottengono risposta. I genitori di Nadia, quindi, allertati dalle amiche della giovane, corrono al garage di Anna Maria Botticelli, trovandolo chiuso. Devono assolutamente forzare la serratura. Una volta aperta la porta del garage, ecco che i genitori di Nadia assistono a una scena terribile, una scena che nessun genitore vorrebbe vedere. Nadia è stesa sul pavimento e ha una corda al collo. Si è tolta la vita da sola, impiccandosi in garage. Vicino al suo corpo c'è una sciarpa ed è rossa. In tutta velocità, Carmine Roccia, ossia il fratello di Nadia, e Luigi Botticelli, ossia il fratello di Anna Maria, caricano Nadia in macchina e la portano in tutta fretta all'ospedale di Foggia. Ma purtroppo, quando Nadia giunge in ospedale, già non c'è più. In questo caso, ragazzi, dovete sapere che il fratello di Anna Maria Botticelli, ossia Luigi Botticelli, dice un qualcosa del tipo: "Ma questa proprio nel mio garage doveva farla finita?" Il giovane però non parla mica per dispiacere o per shock, anzi, tutt'altro. Luigi quella sera aveva in programma di andare a ballare. E la dipartita di Nadia gli ha scombinato tutti i piani. All'arrivo di Nadia al pronto soccorso, il medico di guardia sostiene che la temperatura della ragazza è già alquanto fredda. Di conseguenza, Nadia è senza vita già da un po' di tempo. Però i carabinieri di primo acchito, quando vengono a conoscenza della tragedia, hanno dei dubbi sul fatto che Nadia si sia realmente tolta la vita da sola. E quindi vengono avviate delle indagini più approfondite. Di conseguenza, la sera del 14 marzo, i carabinieri si dirigono nel garage della famiglia Botticelli proprio col fine di eseguire un'ispezione. Ed è proprio a seguito di questo primo sopralluogo che le indagini si orientano verso l'ipotesi iniziale. In effetti, pare che Nadia abbia deciso di togliersi la vita. Sotto il tavolino dove le ragazze stavano studiando viene rinvenuta una lettera scritta e lasciata lì da Nadia Roccia. O forse no? Quella lettera desta davvero parecchi sospetti, prima di tutto perché è dattiloscritta. Quindi, insomma, è un po' strano che una persona che lascia un biglietto d'addio decida di scriverlo a macchina. Però quella lettera alla fine è firmata da Nadia e quindi pare sia comunque un indizio valido. In questa lettera Nadia confessa di essere innamorata della sua compagna di banco Anna Maria Botticelli, però il sentimento non è corrisposto. Inoltre Nadia scrive su quella lettera che ha scelto di togliersi la vita proprio a causa della sua omosessualità, perché non avrebbe mai sopportato le chiacchiere del piccolo paese in cui abita. Ora, ragazze e ragazze, io non credo assolutamente che una lettera simile possa essere scritta da una persona che si vuole togliere la vita. Ma poi una ragazza diciottenne si toglie la vita perché scopre di essere attratta dalle ragazze? Insomma, mi pare una lettera alquanto discutibile, anche perché a breve ci sarebbe stata la maturità. E tutte avevano in programma di andare a frequentare
frequentare università diverse, quindi Nadia si sarebbe potuta allontanare dal suo paesino d'origine per vivere i suoi rapporti amorosi assolutamente in totale libertà. Certo, era il 1998, quindi è vero, erano altri tempi. Ma onestamente mi pare davvero assurdo che Nadia possa aver fatto questo tragico gesto per una ragione simile, che secondo me non sta molto in piedi. E in effetti neanche la polizia è troppo sicura della situazione. Infatti tornano sul luogo della tragedia e provano a parlare con i genitori di Nadia per capire se avesse dimostrato dei sintomi di depressione oppure propositi di suicidio. E infine provano a capire se la ragazza avesse qualche nemico, insomma qualche persona che non la vedeva proprio di buon occhio. Durante l'ennesimo sopralluogo della scena del crimine, i poliziotti si rendono conto che è davvero improbabile che Nadia si sia impiccata con una corda poco più lunga di 2 metri quando lo stesso garage aveva il soffitto alto 5 metri. Per di più non ci sono né ganci né travi che avrebbero permesso a Nadia di attaccare quella dannata corda. E se non vi è un aggancio sulla scena del crimine, quella cordicella dove diamine è stata legata? L'ipotesi del suicidio quindi si fa sempre più lontana. A questo punto Alfredo Viola, ossia il pubblico ministero, si rende conto che si sta facendo strada l'ipotesi di un omicidio. Quindi rintraccia il medico legale, ossia il dottor Nicola Silvestri, un docente di medicina legale dell'Università Cattolica, pregandolo di eseguire un esame esterno del corpo di Nadia. E infatti il dottor Nicola, in seguito all'esame esterno, riconosce che Nadia è venuta a mancare per un'insufficienza cardiorespiratoria dovuta a un'asfissia meccanica violenta. Infatti sul collo di Nadia si sono già formate chiaramente delle impronte ipostatiche che nascondono altrettante impronte. Quelle impronte ipostatiche provengono dalle dita di una mano piccola, probabilmente quelle di una donna. Ma parliamo un attimo delle impronte ipostatiche. Questo fenomeno si chiama livor mortis ed è la progressiva decolorazione di un corpo dopo la dipartita di un soggetto a causa del sangue che ovviamente non viene più pompato dal cuore. Quindi, per una semplice questione di gravità, il sangue filtra lentamente verso il basso, attraverso i tessuti, fino ovviamente a raggiungere la pelle. Quando il sangue raggiunge la pelle, si possono formare delle macchie di colori variabili tra il rosa, il rosso, il violaceo o ancora il marrone e il nero. Quindi sul corpo di Nadia vengono rilevate queste impronte ipostatiche che non lasciano dubbi. Il caso di Nadia Roccia diventa un caso di omicidio. Quindi il pubblico ministero Alfredo Viola si reca dai carabinieri chiedendo loro, di domenica 15 marzo, quindi il giorno dopo la tragedia, di convocare le amiche di Nadia, ossia Maria Elena e Anna Maria, in procura a Foggia. Le amiche raccontano che Nadia è arrivata a casa di Anna Maria Botticelli intorno alle 16.45 col fine di studiare insieme. Dopo un paio d'ore, le ragazze sostengono che Nadia non si sente troppo bene e quindi le amiche sostengono di essersi allontanate dal garage proprio col fine di prenderle qualcosa da mangiare. Purtroppo, una volta tornate, hanno trovato la loro amica senza vita. Maria Elena e Anna Maria sostengono fortemente che Nadia si sia tolta la vita. Appena terminati gli interrogatori di Maria Elena e Anna Maria, gli inquirenti decidono di fare una cosa ben precisa, ossia utilizzano un espediente investigativo per registrare le conversazioni che ci sarebbero state tra le ragazze. Infatti le ragazze, una volta che la polizia ha smesso di interrogarle, sono state portate in un corridoietto e lasciate assolutamente sole, non avevano idea di essere ascoltate. E infatti emerge già qualcosina. Le due ragazze appena si rivedono aspettano che il poliziotto si allontani per poi abbracciarsi in modo molto caloroso. Poi Maria Elena dice esattamente queste parole: speriamo che non si accorgano che sia stata strangolata. Anna Maria quindi scatta, si allontana un minimo da quell'abbraccio, guarda Maria Elena negli occhi, le prende la faccia e le dice: Maria Elena, dimmi la verità, tu hai detto qualcosa? Ma Maria Elena assicura di non aver detto nulla. Nel frattempo però il tempo passa, le ragazze sono lì, abbandonate in quel corridoietto. Sono da sole, perché mai non le chiamano? Il passare dei minuti è lento, snervante. E ad un certo punto Maria Elena, stufa di stare seduta, si alza in piedi camminando avanti e indietro per questo corridoio. Poi ad un certo punto, mentre sta passeggiando, scatta. Si gira verso Anna Maria e le dice: se hai detto tutto, giuro che ti prendo per il collo e ti mando in ospedale, sai? Ma Anna Maria ripete: io a quello là non ho detto proprio niente, tranquilla. I minuti quindi continuano a passare. Le ragazze comunque dovete ricordare che sono molto, ma molto unite. E quindi si rilassano pensando che probabilmente i poliziotti abbiano qualcos'altro da fare. Siano impegnati in altre faccende. Mentre invece i poliziotti le stanno registrando e proprio mentre le stanno registrando in quel corridoietto sentono delle frasi che inneggiano a Lucifero. E infatti per la polizia si apre un'altra pista, la pista delle sette sataniche. Per questa situazione a mio parere emerge qualcosa di importante che però potrebbe apparire come un qualcosa che in realtà non ha molto peso. Ossia,
È vero, non si trovano elementi per avvalorare la teoria della setta, ma non si trovano neanche degli elementi che la smentiscano, quella teoria. Infatti, tramite delle intercettazioni, si sente Maria Elena dire esattamente queste parole. Secondo me, quel poliziotto là sa tutto di tutte e cinque. Anna Maria risponde prontamente, qualcuno ha parlato. Qualche stronzo ha parlato. Da queste intercettazioni quindi emergono dei riferimenti ad altre persone. Ma Alfredo Viola, il pubblico ministero, sostiene che non ci sono mai stati riscontri validi per cui altre persone avessero partecipato attivamente al crimine efferato. Maria Elena comunque in breve tempo decide di confessare. E poco dopo la segue anche Anna Maria. Insomma, diciamo che si decidono di confessare, ma lo fanno davvero in modo immaturo, pieno di contraddizioni. E la cosa, a mio parere, che lascia più spiazzati è il movente. Ve lo giuro, io quando ho letto il movente ho detto, ma che cosa sta succedendo? Che cosa sto leggendo? Ma che cos'è questa cosa? Ma è un film? Ma che roba è? Ma vi spiego subito. Perché mai Maria Elena e Anna Maria, due ragazze diciottenni normalissime, avrebbero deciso di togliere di mezzo una delle loro migliori amiche, ossia Nadia? Beh, per un motivo onirico. Loro ammettono di aver commesso questo reato perché era stato ordinato in sogno dal padre, ormai defunto, di Maria Elena. Io sono senza parole. In ogni caso, io qui vorrei provare a fare ordine più che seguire le indagini della polizia. Perché hanno seguito davvero una marea di piste, ce ne sono state circa 14 se non sbaglio. E di conseguenza diventa abbastanza problematico spiegarvi ogni singola pista che hanno preso in considerazione gli inquirenti. Però vorrei raccontarvi com'è realmente andata la situazione. Qual è realmente la situazione? Perché la vera situazione non la conosce nessuno. Oltretutto credo che sia tutto assurdo, davvero, credo siamo ai confini della realtà, tipo, una cosa del genere. La vera storia, di base, è questa. Anna Maria e Maria Elena sono più legate tra di loro. Anna Maria è una ragazza dal carattere forte, dominante, bella, sicura e quindi riesce a soggiogare in qualche modo il carattere di Maria Elena, sicuramente più debole, complice anche il fatto che abbia perso il padre in tenera età. Di conseguenza le manca totalmente una figura maschile e in un certo senso autoritaria nella sua vita, nella sua famiglia. Maria Elena, oltretutto, non si sente bella quanto Anna Maria. E nonostante voglia un sacco bene alla sua amica, si sente perennemente inferiore. In qualche modo Maria Elena non si sente all'altezza di Anna Maria e di conseguenza è davvero molto molto insicura. Se vi parlo del fatto più assurdo che io abbia mai letto da quando mi occupo di true crime qui su YouTube. Cioè, chiariamo, in passato ho visto una marea di documentari e di cose, però ne ho viste talmente tante che oramai mi sfuggono, non me le ricordo più. Diciamo che tante cose che ho visto in passato le fatico a ricordare, tant'è vero che oggi, quando arrivo a vedere magari qualche documentario, lo faccio partire, passano 2-3 minuti e poi sono lì io che penso, ma io sto documentario l'ho già visto, io me lo ricordo. E quindi capite bene che insomma la situazione è un po' quella che è, specialmente la situazione nel mio cervello. In ogni caso, tenetevi alla sedia ragazzi, perché qui vi giuro esce fuori una super cazzola potentissima. Anna Maria sostiene di vedere in sogno da ben 5 anni il padre defunto di Maria Elena, che tra parentesi è andato a miglior vita quando Maria Elena era ancora una bambina, che le consiglia cosa è meglio fare parlandole in sogno. Già ragazzi e ragazzi, direi che qui abbiamo dei problemi non indifferenti davanti a noi. Cioè non è un po' assurdo che ad Anna Maria appaia in sogno il padre defunto della sua amica? Santo cielo, sembra una storia uscita dai libri trash che recensisce Matteo Fumagalli, diciamocelo. In ogni caso Maria Elena ci crede, quindi fa tutto quello che le dice Anna Maria, che con questa sua confessione è riuscita a rendere Maria Elena totalmente passiva al suo volere. D'altronde per Maria Elena era come se suo padre le parlasse. E qui io mi chiedo, Maria Elena, io capisco la giovinezza, capisco l'essere un po' sbarbatelle, capisco tutto, Però a 18 anni un minimo di sale in zucca dovresti già averlo. Cosa diavolo avevi in testa, Maria Elena, per credere a una pifferata del genere? Non ti sei resa conto che la tua amica ti stava pigliando proprio per il deretano alla grande, per il sederino? Ti stava proprio pigliando per il sederino in modo incredibilmente palese, mia cara Maria Elena. Diamine. Il punto però è un altro, perché successivamente si affermerà che Maria Elena in realtà non è così credulona. E allora perché sei andata dietro alla tua amica per tutti questi anni? Non si sa, non si capisce. Però diciamo che Maria Elena si sostiene sia una ragazza intelligente, arguta. E quindi diciamo che in un certo senso
Marilena voleva crederci a questa cosa di suo padre, perché in quel momento esatto era l'unica cosa che la legava a lui. E Marilena soffre moltissimo la mancanza del padre. Tradotto, Anna Maria ha usato una debolezza di una sua amica per poterla avere in pugno. E credo sia terribile, 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 davvero. Quindi, come avrete immaginato, c'è una sorta di controllo psicologico assoluto da parte di Anna Maria nei confronti di Marilena. Ed è proprio qui che entra in gioco Nadia, perché Nadia sì è amica sia di Maria Elena che di Anna Maria, però è un po' diversa, è una studentessa modello ed è la vicina di banco di Anna Maria. Però Nadia non va assolutamente dietro alle cavolate che dice Anna Maria sui sogni eccetera, è una ragazza molto ma molto più concreta, pensa ad altro, non a queste fesserie, pensa al suo futuro, pensa a cosa vorrebbe fare nella vita e sicuramente dentro di sé è uno spirito molto indipendente. Però c'è un fatto: le sue migliori amiche, ossia Anna Maria e Maria Elena, a un certo punto pare che inizino a vivere in simbiosi e Nadia si rende conto che la stanno chiaramente escludendo dal gruppo. Quindi Nadia decide di fare una cosa e quella cosa rappresenterà per lei l'inizio della fine. Nadia racconta una balla e lo fa per venire nuovamente inclusa nel gruppo. Ossia, racconta alle sue amiche di avere uno zio in America. E quel suo zio è un tipo davvero molto aperto, tranquillo, generoso. E quindi Nadia di conseguenza dice alle sue amiche che, dopo il diploma, avrebbero potuto sistemarsi in America, fare nuove conoscenze e viaggiare tantissimo. Quindi le ragazze sono davvero entusiaste e credono a Nadia, perché quella proposta per delle ragazze di provincia della Puglia è chiaramente la svolta, un'occasione che arriva solo una volta nella vita e tocca prenderla, altrimenti scappa e forse non ritorna neanche più. Siamo ad un anno prima che la tragedia effettiva sia avvenuta, è circa gennaio. E Nadia racconta alle sue amiche di questo zio. Quindi il gruppo di ragazze inizia immediatamente a parlarne. Pianificano un sacco di cose, vogliono andare in giro, conoscere l'America, fare tante esperienze, magari anche provando a fare diversi mestieri. Ma soprattutto avrebbero imparato benissimo l'inglese. Le ragazze quindi progettano, parlano, sognano e pianificano il loro futuro in America per giorni, settimane, fino a quando non arriva a fine febbraio. E Nadia rivela alle sue due amiche, Anna Maria e Maria Elena, la verità: non c'è nessuno zio in America. Quando Nadia racconta questa cosa, ovviamente le sue amiche ci rimangono di sasso. E in quel momento, guardando le loro facce, a Nadia scoppia anche una risatina. Prende in giro le sue amiche dicendo che era stato estremamente facile illuderle in quel modo. Insomma, non le avevano neanche chiesto perché mai i suoi genitori non avessero mai menzionato questo zio. Erano migliori amiche di Amire, si conoscevano da anni, ma una domanda te la fai, no? Anna Maria non prende assolutamente bene questo scherzo, ma stiamo scherzando, è un affronto. E d'altronde lei è abituata ad avere Maria Elena totalmente sotto controllo e non le va mica tanto a genio che Nadia sia una ragazza così indipendente e così poco obbediente. Addirittura Anna Maria sostiene che Nadia ha osato prenderle in giro. E quindi le due ragazze, le due amiche di Nadia, le due migliori amiche di Nadia, decidono di fargliela pagare davvero davvero cara. Iniziano provando a versare del topicida in una Coca-Cola, che offrono ovviamente a Nadia insieme a delle patatine, di cui lei è davvero ghiotta, le piacciono un sacco le patatine. Nadia accetta di buon grado le patatine, rifiutando però la Coca-Cola col topicida dentro, dicendo alle amiche che ultimamente le bevande gassate e zuccherate stava iniziando davvero a detestarle. E per di più lo zucchero dentro quelle diavolo di bevande era davvero esagerato. E quindi Nadia ne approfitta per dire alle loro amiche: ma smettetela di bere quella robaccia. Tradotto: piano numero 1, missione topicida, fallito miseramente. Una volta fallita questa prima missione, Maria Elena e Anna Maria se ne inventano un'altra ancora più assurda. Iniziano a dire a Nadia che qualcuno le sta minacciando, che hanno necessità di tanti, tanti soldi, perché devono pagare se non vogliono finire male. Pagare chi? Perché? Cosa hanno fatto? Non si sa, loro non lo dicono a Nadia. Le ragazze quindi cosa fanno, queste genie del male? Vanno da Nadia e le propongono la via della prostituzione. Non sto scherzando, ragazze, davvero. Insomma, le dicono: guarda che facendo quel tipo di mestiere si raccolgono un sacco di soldi, soldi che a noi servono. E coinvolgono Nadia chiedendole di aiutarle, cioè di prostituirsi pure lei. Nadia inizialmente fa finta di niente, lascia decadere il discorso, piglia, dice: ragazzi, devo andare in classe, ciao. E sul momento anche Maria Elena e Anna Maria decidono di far finta di niente e di far decadere il discorso, ma mica per sempre. Infatti qualche giorno dopo Anna Maria va bella sciolta da Nadia per chiederle se è d'accordo di procedere con la loro idea. Ma Nadia
Mica è stupida e soprattutto non è una sprovveduta. Dice all'amica che è totalmente assurda la loro idea. Non avrebbero dovuto pensarci neanche un secondo all'opzione di fare quel mestiere. Perché è pericoloso e se avessero incontrato qualche malintenzionato, come si sarebbero comportate? D'altronde erano delle ragazze per di più diciottenni, giovani. Nadia dice quindi alle loro amiche che forse la cosa più giusta sarebbe parlarne con i loro genitori e dire cosa sta succedendo. E quindi alla fine Anna Maria deve usare l'ultima carta per evitare di uscire da quella situazione in modi ambigui o poco chiari. Dice a Nadia che è tutto uno scherzo. A questo punto anche la missione andiamo a fare qualcosa per strada fallisce miseramente. Le ragazze quindi, Mariena e Anna Maria, si mettono d'accordo in modo davvero molto più serio. Perché sostengono che Nadia sia un elemento in più ormai. È chiaro, è palese. E di conseguenza vogliono toglierla di mezzo. Perché non basta un Nadia, guarda, non mi va più di frequentarti. No, 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 bisogna tentare di farla fuori, giustamente. Successivamente emergerà che il rapporto tra Anna Maria e Marielena è un rapporto totalmente esclusivo che si poggia sia sul piano relazionale che sul piano emotivo. In quanto col tempo Anna Maria e Marielena hanno costruito un rapporto a due in cui vivono nel loro mondo, eliminando col tempo tutti gli altri elementi che potremmo definire di disturbo. E in questo caso Nadia è un elemento di disturbo parecchio importante. Questa versione viene addirittura confutata dalle ragazze, che addirittura ammettono di non sentire minimamente il bisogno di avere una storia seria con un ragazzo. I ragazzi in effetti vengono visti come mero piacere malandrino, insomma, che inizia e finisce con l'atto. Il rapporto che Marielena e Anna Maria hanno le paga anche per quanto riguarda la dimensione amorosa, in un certo senso. È più una relazione, un amore platonico, ma secondo me c'è. Comunque le ragazze quindi cosa fanno? Decidono di pianificare il crimine in modo decente. Le settimane diventano mesi e piano piano le ragazze perfezionano il loro piano. Iniziano col mettere in giro a scuola una voce. Nadia è ossessionata da Anna Maria, la sua compagna di banco. Le ragazze dicono che Nadia è talmente tanto attirata da Anna Maria, affascinata da Anna Maria, che è solita toccarla e accarezzarla in continuazione. Insomma, dicono in giro che Nadia nei confronti di Anna Maria ha dei comportamenti un po' birichini. Nadia, che contemporaneamente di queste voci non sa nulla, riceve una richiesta da Anna Maria, a mio parere alquanto sospetta, ragazze e ragazze. Ossia, Anna Maria chiede a Nadia di firmare un foglio dicendole che avrebbe fatto esaminare la sua scrittura a un amico grafologo. Ed è proprio qui, in questo modo, che si collega la lettera scritta a macchina, ritrovata poi sulla scena del crimine, che porta effettivamente la firma reale di Nadia. Siamo agli sgoccioli, quindi. Tutto è pronto, le ragazze sono organizzate. È giunto il momento. Arriva il pomeriggio del 14 marzo del 1998, quando Anna Maria invita Nadia a studiare con Marielena nel garage di casa, dicendo loro che ha sistemato tutto. In quel garage c'è tutto ciò che potrebbe occorrere alle tre ragazze per studiare. Infatti Anna Maria ha posizionato un tavolino, dei cuscini. Nadia arriva all'appuntamento alle 17 di pomeriggio e le sue amiche decidono di attaccarla, di saltarle addosso alle 18.45. Marielena, che è più robusta, brecca Nadia e inizia a stringerle una sciarpa rossa attorno alla gola. Quella sciarpa verrà anche poi ritrovata sulla scena del crimine. Mentre Marielena cerca di strangolare con la sciarpa Nadia, Anna Maria la tiene ferma. Però in breve tempo si rendono conto che non è affatto facile. Nadia è arrabbiata, si dimena, inizia a dibattersi in modo furioso e Marielena si rende conto che solo con l'aiuto della sciarpa non riesce a portare in atto il crimine, a concludere il crimine. E quindi, incitata da Anna Maria, la strozza con le mani. Poi le ragazze sistemano la lettera sotto il tavolo. Una lettera che ora vorrei proprio leggervi perché a mio parere è ridicola oltre ogni limite. Lettera che Nadia avrebbe lasciato, quella scritta a macchina con la sua firma, dice questo. Cuoricino, con le tue parole, con i tuoi sorrisi, con i tuoi teneri sguardi, ti rendi per me un'amica semplicemente fantastica. Ti ringrazio per gli stupendi momenti che mi hai fatto vivere, Anna Maria. A questo punto o racconto a tutti della mia omosessualità o mi faccio fuori. Credo che mi farò fuori. Addio per sempre, mia cucciolotta. PS, voglio che le mie amiche ereditino tutti i miei risparmi, così potranno fare quel viaggio in America che abbiamo sognato tutte insieme. Partiamo dal primo punto, ragazzi. Non so voi, ma a me questa lettera mi sembra scritta da una ragazzina delle medie, non da una diciottenne. E onestamente, come già vi ho detto prima, l'idea che Nadia abbia lasciato una lettera simile per dire il motivo del suo terribile gesto
è davvero poco credibile. Ma la ciliegina sulla torta, ragazzi e ragazze, sono le ultime due frasi. Ma una ragazza, scrivendo un messaggio d'addio, è mai possibile che concluda una lettera di tal tipo dicendo di lasciare i suoi risparmi alle sue amiche così avrebbero potuto farsi un viaggetto in America? Guarda caso nello stesso posto in cui Nadia aveva detto alle sue amiche di avere uno zio inesistente, peraltro. Come già vi ho detto in questo video, ma comunque vi rinfresco la memoria, insomma, perché capisco che è un po' un casino, forse. La lettera trovata sul luogo della tragedia non convince assolutamente la polizia. Le ragazze quindi vengono convocate in procura a Foggia e vengono interrogate. Veniamo quindi a quando mi ero interrotta per spiegarvi com'era realmente la situazione. Maria Elena e Anna Maria sono state interrogate e poi lasciate in un corridoietto lì da sole. Vengono registrate e mentre le ragazze stanno in quel corridoio a parlare, a preoccuparsi, la polizia va a casa loro e mette delle microspie anche nelle loro camerette per poterle intercettare. Arriviamo quindi al secondo interrogatorio, che sicuramente è molto più intenso e stringente. Maria Elena prima e Anna Maria dopo crollano e confessano tutto. Accettano perfino di ricostruire il crimine davanti ai magistrati e lo fanno senza la minima emozione, anzi sembrano quasi orgogliose di ciò che hanno fatto. Però non si capisce il reale motivo per cui l'abbiano fatto. Anche perché la questione dello zio che abitava in America non pare agli inquirenti una questione così tanto grave da portare a una tragedia del genere. Ma questa storia tocca l'apice dell'assurdo quando Anna Maria dice agli inquirenti che era stato il padre defunto di Maria Elena a chiederle in sogno di far fuori Nadia. Anna Maria sostiene che quel sacrificio le avrebbe garantito un posto in paradiso e soprattutto un futuro più roseo. Più precisamente, Anna Maria confessa esattamente queste parole. All'inizio mi aveva ordinato di far fuori sua figlia, Maria Elena, per ricongiungerla a lui. Poi ha cominciato a parlarmi male di Nadia in sogno, dicendomi che mi voleva male, che non mi voleva assolutamente bene. Lo spirito mi ha ripetuto fino all'ossessione che bisognava farla fuori. L'ho fatto fare a Maria Elena perché è questo quello che mi aveva detto di fare lui. I magistrati a questo punto iniziano ad avere dei seri dubbi sulla stabilità mentale di questa ragazza e quindi ordinano una perizia psichiatrica. Ovviamente da quella perizia psichiatrica emergono tanti problemi, però la cosa principale è una: le ragazze sono in grado di intendere e di volere. E mentre attendono di essere giudicate, le due ragazze riescono anche a diplomarsi. Per una delle professoresse della scuola che frequentava Anna Maria, la giovane rimane sempre la figlia che ogni donna vorrebbe avere. Arriviamo al febbraio del 1999, quando al processo entrambe le imputate vengono condannate all'ergastolo. La sorella di Nadia, Patrizia, ha poi detto davanti alle telecamere esattamente queste parole. Nadia sarebbe contenta di sapere che le sue assassine hanno ricevuto questa condanna. Sapete, lei sosteneva che per le persone più malvagie l'ergastolo è giusto, perché dura per sempre e impedisce loro di vedere cose bellissime come alberi, sole o tramonti. Passiamo però un attimo alla vita in carcere, perché Anna Maria, proprio a causa della durezza della sentenza, non riesce assolutamente più a dormire a causa di altre detenute. La maltrattano accusandola di non saper fare le faccende in cella. Sostengono sia maldestra e la chiamano bugiarda per le sue storie fantasiose, che a quanto pare non si limitava a raccontare solo fuori dal carcere, ma le racconta anche in carcere a delle sue compagne di cella. D'altro lato però Maria Elena sembra adattarsi perfettamente alla vita dietro le sbarre. La ragazza sostiene sia tutta colpa di Anna Maria e dice questo: mi ha distrutto in ogni modo, ma ormai lei appartiene al passato, io non voglio più voltarmi indietro. Qui, in carcere, vengo accettata e le altre detenute mi dicono che dopo avermi conosciuto non credono che io abbia potuto fare quel gesto. Io stessa fatico a crederlo. Arriva poi il processo d'appello e il pubblico ministero Antonino Mirabile sostiene che non era mica Nadia quella omosessuale, bensì crede che tra Maria Elena e Anna Maria vi sia un rapporto amoroso che era in qualche modo ostacolato da Nadia, la terza ragazza del gruppo. In aula si ammette che, per orgoglio paesano, non si è avuta la possibilità di affrontare l'argomento, forse per non creare dispiacere alla famiglia di Maria Elena e di Anna Maria. La verità però è una: le giovani non spiegheranno mai che tipo di rapporto vi era tra di loro. E intanto viene chiesta un'ennesima perizia psichiatrica. E questa perizia psichiatrica arriva praticamente alla conclusione opposta di quella precedente. Secondo gli esperti, Anna Maria avrebbe dei gravi problemi di mente che la dissociano totalmente dalla realtà. Secondo il criminologo Francesco Bruno, Anna Maria è affetta da patologia psichiatrica, depressione e schizofrenia da personalità multipla. Aggiunge inoltre che se non verrà curata in tempo con farmaci appropriati, la situazione
si aggraverà di certo. Mentre invece Maria Elena risulta tra le due quella decisamente più stabile. Lei è stata soggiogata fortemente dalla sua amica, ma in carcere ha compreso i suoi errori. Anna Maria invece continua a raccontare alle sue compagne di cella che vedeva cose in sogno, ovviamente quando riusciva a dormire. Ecco perché per dispetto le altre detenute del carcere hanno iniziato a non far più dormire Anna Maria. Un'ennesima perizia psichiatrica conferma che l'elemento centrale dell'intera vicenda è il rapporto morboso che vi è tra Anna Maria e Maria Elena, che alcuni esperti, tra cui il criminologo Francesco Bruno, hanno definito follia 2. Ma cerchiamo di spiegare che cosa sia questa follia 2. È uno stato mentale davvero molto molto raro, che si verifica quando due persone entrano in un vortice totalmente irrazionale, che però cessa di esistere quando la follia si è conclusa. In ogni caso arriviamo nell'aprile del 2003, quando alle ragazze viene riconosciuta l'infermità mentale e quindi il giudice le condanna entrambi a 25 anni di carcere, ridotti poi a 21 grazie al patteggiamento. Però in realtà nel 2013, dopo una decina d'anni di carcere, le due ragazze vengono scarcerate, Maria Elena per buona condotta e Anna Maria per l'aggravarsi della sclerosi multipla di cui soffriva già da tempo. Oggi vivono con una nuova identità. Maria Elena è da qualche parte in Toscana, mentre invece Anna Maria è da qualche parte in Veneto. Il punto però è uno: sono passati ben 22 anni da questo tragico incidente e ancora non è chiaro il reale movente che ha spinto nel 1998 Maria Elena e Anna Maria a colpire in quel modo la loro migliore amica, Nadia. Tuttora questo è un mistero. Ragazzi, io ho finito di sproloquiare in questo video, se vi va fatemi sapere che cosa ne pensate di questo caso, perché onestamente l'ho trovato assurdo a tratti. Più scoprivo cose, più dicevo, ma davvero? Ma è successo in Italia? Soprattutto questo mi chiedevo, perché solitamente, sapete, queste storie le si trova più che altro in America, negli Stati Uniti, cose del genere. Invece in questo caso è successo in Italia e per di più è successo alla fine degli anni 90. Quindi sono curiosa assolutamente di sapere che cosa ne pensate di questo caso, quindi se vi va fatemi sapere qui sotto con un commento la vostra idea. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video, io vi mando un bacione. Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure, che continuano a far bene. Ciao ragazzi!